Avanti Insieme si pone davanti a un tema importante, molto sentito alla Spezia, che è quello della sanità. Prima delle elezioni regionali abbiamo voluto giocare, diciamo, a voce ferme questo intervento, questa riunione di oggi, anche per fare un incontro diretto con i cittadini, perché prima che tutto entri nel novero della campagna elettorale, che quindi prima tutto diventi un proclama legato a interessi poi dei vari candidati, volevamo capire lo stato attuale della sanità spezzina, che riteniamo assolutamente scandaloso, perché partiamo dallo stato del felettino, ma anche lo stato di inadeguatezza di tutte le strutture correlate, soprattutto lo stato in cui si trova il limbo in cui si trova l'ospedale di Sargiana. Volevamo capire come questo si colloca nel futuro globale della sanità regionale e capire perché e come la regione non ha garantito e non garantirà, perché questi sono dati poi fattuali, i livelli minimi di assistenza. Vogliamo capire questo, i nostri ospiti ci spiegheranno perché oggi, ma noi vogliamo dire, prima che tutto entri nella campagna elettorale, lo stato attuale di indecenza di questa situazione. Come la vedi adesso questa sanità e perché oggi è importante parlarne? È importante parlarne perché negli anni, negli ultimi anni è degradata, ha poche risorse e il piano che abbiamo visto dei prossimi 5 anni non lo fa che peggiorare questa situazione. La nostra paura, lo dirò adesso, sono veloce, non ci sono risorse per i medici, non ci sono risorse per gli infermieri, non ci sono, sono pochi posti letto, non c'è l'ospedale nuovo e questo è un dramma veramente a questa zona. Metà di questa provincia, se continua così, farà riferimento all'ospedale, al NOA a Marina di Massa, perché quello è un ospedale. Da dove parte questa sanità spezzina e soprattutto, secondo lei, come verrà affrontata in campagna elettorale? Beh, è logico che parta proprio dalla sanità. L'80% del bilancio regionale è concentrato appunto sulla sanità e sui servizi al cittadino in campo sociosanitario. Da dove parte? Intanto dobbiamo partire da un ospedale che doveva essere pronto a novembre del 2020 e invece non lo vedremo. I problemi sono appunto anche organizzativi. Manca il personale, bisogna fare un riequilibrio delle risorse anche sui territori. Manca tutta una strategia e si vede chiaramente che ASL 5, ma un po' come tutte le altre aziende sociosanitarie liguri, manca proprio di una bussola.